Buongiorno a tutti da Alfredo Mammuferi. Come sapete io faccio sempre video diversi, ma sempre interessanti da seguire. Apposta vi consiglio sempre di iscrivervi al mio canale. Vi racconto una storia vista con i miei occhi. Va bene? No, per sentito dire, l'ho visto con i miei occhi e sono rimasto veramente schifato. Allora, vi parlo di 30 anni fa, 30 anni fa, io andai 2 volte a Amsterdam. Amsterdam, come tutti sanno, o la maggior parte delle persone sanno, Amsterdam 30 anni fa era legalizzato fumare hashish, erba, normalmente, per strada, nei locali. Siccome lì è pieno di coffee shop, uno dopo l'altro, lì non è che vedi supermercati, è difficile, tutti i coffee shop sono nient'altro che una specie di bar grande dove c'erano la vendita di hashish, era legale. E adesso non è più legale, nel senso sì, lo vendono, lo possono vendere, ma tu lo devi consumare dentro il locale, oppure te lo prendi, te lo porti in camera dell'albergo e te lo fumi dentro all'albergo. Per strada, se ti beccano a fumare, è come in Italia, ti seccano. Vabbè, invece a quell'ora no, potevi fumando te pare. Pure 4 canne in mano, praticamente, dicevano niente, basta che non davi fastidio a nessuno. Che successe? Entrai per fare colazione, perché lì si fa colazione, non è un negozio di hashish, cioè vai lì, hanno sandwich, fanno le breakfast, cioè le colazioni, facevano un po' di tutto. In più, se volevi, potevi comprare di qualsiasi tipo di hashish, di erba, di qualsiasi tipo. Fatto sta che, come ci siamo seduti per prendere il cappuccino, noi, pensa, noi andavamo lì, eravamo in tre, abbiamo detto ci porta 2 cappuccini, cornetti, bla bla bla. Sì, venne con questi cappuccini e ci portò un libro alto così. Ma che è? Hanno aperto. Come quello dei matrimoni, sapete quello dei matrimoni che apri, c'è sta quella velina di plastica che dentro ci sono i foto? Ecco, era tipo quello, alto così. E ogni pagina c'erano tutte bustine attaccate con l'aspiratrice con dentro un pezzo di fumo o di erba col nome, che ne so, nepalese, afgano, pakistano, marocchino, libanese. Poi l'erbe di tutte le razze, insomma, sto libro pesava talmente tanto per tutta la roba che c'era dentro. Insomma, noi per curiosità so se mi guardavo tutto, non vedi questo, non vedi, c'erano certi chiusi tipo a caramella e c'erano i prezzi. E noi abbiamo detto no, guardi, non ci interessa, noi siamo venuti per fare colazione e gli abbiamo ridato. Dopodiché entrano 2 italiani. Si mettono a sedere 2 tavoli vicino a noi, no, al primo, no, al secondo tavolo, si mettono seduti lì, uguale, questi ordinano un cappuccino e gli portano sto libro. Gli portano sto libro e cominciano a guardare questi, pa, 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 guarda questo, guarda questo, guarda quell'altro, sai che hanno fatto questi? Come hanno visto il cameriere che se n'è andato un attimo in cucina, se sono dati con tutto il libro. Non hanno pagato né il cappuccino né niente, si sono portati tutto il libro con tutta quella roba dentro, con tutti quei tipi di erba, che non so quanto sarebbe costato quel libro con tutta quella roba dentro, non lo so. Rendete conto, italiani? Cioè, secondo voi, che reputazione ci possono avere gli stranieri quando sentono di un italiano? Che siamo i peggio, che siamo i peggio. Ci sono punti addirittura, che ho visto io, vietato l'ingresso ai cani e agli italiani. Non li possono proprio vedere, non li possono. Non mi venite a dire, ma che stai a dire? Ma io sono nato là, hanno detto, italiani, venite. Sì. Vabbè, vabbè.
Io, siccome ho girato il mondo, vedevo di tutti i posti, Australia, Amsterdam, Inghilterra, sono stato in Scozia, sono stato in Germania, non la finirei più. Tutti uguali, italiano? Italiani, tutti così. Bene, finisco il video qui, devo raccontare questa storia, come ogni tanto a me piace raccontarvi storie vere, vere. Ma non inutili, che vi fanno riflettere. Va bene? Vi rendete conto che mascalzoni che so? Poi noi abbiamo fatto una figuraccia, perché quello è ritornato, non ha visto più quei due italiani, e noi eravamo italiani, stavamo da là, e quelli hanno cominciato a sbraitare, italiani da qua, serbi figli di puttana, parlavano in... In olandese, che io l'olandese io parlo benissimo l'inglese, ma l'olandese proprio manco una parola. Ma si vedeva che sbraitavano contro italiani, noi eravamo italiani, loro lo sapevano perché parlava, cioè io gli parlavo in inglese, però gli abbiamo detto siamo italiani. Abbiamo fatto una figuraccia di quelle proprio, eh? Abbiamo finito il cappuccino e siamo scappati dalla vergogna. Gli italiani all'estero, ma questo è un puntino delle cose che vi posso raccontare io, di tutte le cose che ho visto degli italiani che fanno e che combinano all'estero. È un puntino e ne farò di altri video. Apposta vi dico, iscrivetevi, perché dopo io se io faccio un video e non vi iscrivete, il video non lo vedete, perché se vi iscrivete vi arriva il messaggino. Il messaggino che vi dice Alfredo, ma magari ha fatto un video. Se poi dopo vedete te lo vedi, se no, no, ma te lo vedi perché i video mia è difficile che uno dice: ma che me frega di questo argomento? È difficile. Lo potevate dire quando parlavo. Vedete lì la maglia dell'Inter? Quando parlavo dell'Inter, vi posso capire. C'è gente che proprio il calcio lo odia come me. E chiaramente, ma se no, i video miei, infatti io i video dell'Inter non li faccio più, non li faccio più, perché fa schifo il calcio, fa schifo, ecco. E allora, con questo chiudo il video e vi volevo raccontare questa bella storiella, tutto qua, niente di più. Rendiamoci conto, quando andiamo all'estero, stiamo a casa degli altri. Dice, ma come tutti quelli che vengono qui spaccano tutto, sfasciano, tu non te ne frega, tu devi essere preciso, non vedere gli altri stronzi che fanno gli stronzi. Tu anzi vai all'estero, devi dimostrare che l'italiano è una persona educata, precisa e umile e eccetera eccetera. Come faccio io, come ho sempre fatto io, a me mi hanno sempre visto come una persona squisita in tutti i posti del mondo dove sono stato. E quando me ne andavano, quasi si mettevano a piangere che me ne andavo, dai posti di lavoro che avevo trovato, che gli dicevo: guarda, ho intenzione di andare a un altro lavoro. No, ti prego, Alfredo, non ci puoi lasciare così, perché io sono chef, facevo lo chef. E lì non è come in Italia, che c'hai il datore di lavoro che te frusta e devi star zitto, perché qui il lavoro non c'è, devi star zitto, devi accumulare tutto quello che te dice il padrone. Gli devi quasi pulire le scarpe al padrone, sennò te caccia via. Invece lì no, lì, specialmente in Inghilterra, io una volta ho avuto una discussione con una ragazza dentro a un locale, io facevo lo chef, questa era una cameriera appena arrivata, non capiva niente, una turca, ignorante, fracica, mi mancò di rispetto e io la mandai a quel paese. Questa, siccome sto ristorante dove stavo io era un bistrò turco, internazionale, con cucina internazionale, quando ha visto che ho preso di petto questa qui che mi aveva risposto male, mi ha detto: Alfredo, ma queste cose non si fanno. Io ho detto: guarda, se la pensi così,
non me lo devi di te, lo vedi qui di fronte? Io attraverso la strada te vado a lavorare di fronte, hai capito? No, no, ma io te volevo dire, no, no, basta, basta, st'ambiente non mi piace più. Dovevi riprendere la ragazza che si è permessa, che ne è niente, a uno chef come me deve venire a dire certe cose. C'era una che venivano a quel locale, venivano un sacco di gente, talmente tanta gente, e questa da io che mi diceva sbrigati, 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 quelli stanno aspettando quella, alla fine gli ho detto oh, ma tronna, affanculo, ma non vedi la roba che c'ho da preparare? Quella è andata da capo, gli ho detto ah, Alfredo mi ha mandato affanculo, mi ha chiamato pure per far vedere a lei che il capo, insomma, gli avrebbe dato la soddisfazione di riprendermi. Ma io mi sono così offeso, ho attraversato la strada, sono andato a lavorare al ristorante di fronte, per dispetto, sono andato là, vi serve un chef? Sì! Italiano, sì! E andai a lavorare lì, mi salutavo io, ciao! Hai capito? Qui in Italia no, qui devi abbozzare tutto. Comunque, ritornando al discorso, quando andiamo all'estero non se famo riconosce, non se famo riconosce, strilliamo, famo un casino, famo di tutto, piamo di petto le donne, una cosa schifosa. Io vedo gli italiani all'estero, gli direi mamma mia, me ne vado dall'Italia per non vedere gli italiani, vengo qua, mi ritrovo qua. È uno schifo, uno schifo. Gli italiani all'estero fanno schifo. Non dico tutti, non dico tutti, ragazzi. Ma volevo dire un 90%, sì. Io posso dire perché io ho girato e li ho visti con l'occhio mio come si comportano fuori all'estero. Questi sono scappati con tutto il libro. Sono scappati con tutto il libro. Questi sono rimasti così incazzati che quasi quasi se la volevano via pure con noi. Voi italiani, hai visto quegli italiani? Meno male io parlavo inglese, di tutte e tre ero l'unico che parlava l'inglese, perché l'ho imparato benissimo, ho girato un sacco di posti anglosassoni. Ebbene, io ho detto, oh, non sapevo che dire, che ne posso fare, mi dispiace. Purtroppo c'è sta italiano come noi, e ci stanno gli italiani così, che dobbiamo fare? Dice, no, gli italiani sono proprio particolari, gli italiani bisogna stare attenti con gli italiani, te fregano come te giri. E io dice, oh, c'hai ragione, che te devo dire? L'evidenza non si può nascondere. Se sono portati via tutto il libro con tutto il fumo dentro, con tutte le erbe, con tutto, sa quanto sarà costato quel libro? Ma non tanto quello mi ha detto mi dispiace per la spesa, perché noi ecco mi ha fatto vedere, c'aveva tutti i pani di fumo, ce n'aveva avuto 50 kg di fumo, tagliava a pezzi, paff, li dava alle persone. Dice non è tanto questo, è il gesto. E non solo, per rifare un libro così devi rifare tutte le bustine con tutti i pezzettini, scriveci il nome, questo mi ha detto. Dice i vostri coetanei ci hanno fatto un danno della Madonna, perché quel libro era l'unico che ci avevamo. Mo tocca rifare tutto il libro, ci vuole una vita per rifare sto libro. E mo che famo? Tocca portarlo, quando arriva un italiano io non porto più il De Brian. O se io ho porto mi metto lì così, a vedere che decidono. Perché sennò ho paura che se lo portano via. E non è successo solo a quel locale, altri locali mi dissero. Dice, non siete i primi che assistete a questo scempio. Sono stati altri pub, italiani, sempre italiani, che si sono portati via tutto il librone. Ma perché io mi devo vergognare in giro a dire sono italiano a gente? Perché? Perché? Io voglio essere rispettato come cittadino normale, quale sono? Ma regà, famo schifo, famo proprio schifo. Basta. Iscrizioni, quando la gente vi dice la verità, iscrizioni al canale, se no vi perdete i miei video.
Mi viene da ridere perché guarda, se inventano tutte gli italiani, se inventano tutte, ne frega nessuno. Come rubano gli italiani. Giusto i zingari, guarda, stanno a pari. Vi saluto e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao da Alfredo Manuca.